Oggi andiamo a fare i peperoni ripieni. Dobbiamo svuotarli con questo, perché alla siciliana si fanno così. Allora, per preparare l'impasto useremo 700 g di trita, di cui mezzo chilo di scottona e 200 g di maiale. Poi useremo 200 g di formaggio grattugiato, pangrattato quanto basta, un po' di latte per ammorbidire. Iniziamo da due uova e eventualmente ne aggiungeremo qualcun altro per fare l'impasto. L'impasto è tipo quello delle polpette, giusto per intenderci. Allora, il nostro impasto è pronto. Ricapitoliamo: trita, formaggio grattugiato, prezzemolo, sale e pepe. Poi si aggiungerebbe anche la mozzarella, ma noi non la mettiamo perché mia figlia non la mangia. Poi, per dargli un po' di spinta in più, perché usiamo solo poco carne di maiale, si potrebbe anche aggiungere il prosciutto, la mortadella a vostro piacimento. Adesso, con le manine fatate di mia mamma di quasi 80 anni, andiamo a riempirli. Anche perché, come ben sapete, anche se io so cucinare, ma la mia mentore è mia mamma. Chi mi segue lo sa. Andiamo a riempirli tutti a uno a uno a uno. Dopo vi facciamo vedere il risultato finale. Andiamo a infornare. 185 gradi ventilato fino a quando non prendono colore, ci vorrà più o meno mezz'oretta. I nostri peperoni ripieni sono pronti. Buon appetito!